Se oggi festeggiamo i 18 anni del 118 campano, il dottor Vittorio Giuliano, che è qui con me, medico del 118, ha partecipato proprio alla nascita. Sì. So che c'è un episodio che riguarda proprio il primo giorno del 118 campano che l'ha vista protagonista. Sì, infatti il 118 a Napoli è partito. La prima telefonata era alle ore 12 dell'8 agosto del 2000. Quindi adesso compiamo i 18 anni. E si ricorda questo intervento cosa riguardava? Se non ricordo male, era una nipotinia di una ragazza che si era sentita male. Comunque era un codice verde. Quindi il dottor Giuliano è veramente la memoria storica di questo ente che ci protegge e ci assiste quotidianamente. Ma ad oggi, oltre a rappresentare fisicamente i 18 anni del 118 Campano, lei è stato premiato per un salvataggio che è stato divulgato anche su tutti i giornali. Vuole raccontarci nel dettaglio? Sì, un intervento ci ha chiamato la centrale operativa per l'intervento al porto di Napoli, Sì. mentre andavamo a fare il servizio. Poi ci siamo accorti che non era all'interno del porto, ma sugli scogli di Iera a San Giovanni Eterci. La situazione era molto complessa perché non si poteva arrivare, tanto è vero che ci siamo arrampicati sugli scogli e alla fine di questa scogliera praticamente c'era una persona in evidente stato di ipotermia, con Oltre ad avere anche fratture, mi sì, sembra sì, scomposte, perché vero? praticamente questa persona era andata a pescare con un amico Sì. e improvvisamente le condizioni sono peggiorate. L'amico è riuscito a tuffarsi, mentre l'altro Prima si dello è lanto, schianto. mentre l'altro si è andato a schiantare sulla scogliera. Il problema era che non potevamo trasportarlo con la lettiga, non potevamo trasportarlo con altri mezzi. La guardia costiera ci aveva detto che loro non potevano intervenire perché le condizioni del mare erano pessime, per cui l'unico modo era quello di trasportarlo dall'alto. Purtroppo io mi sono messo in contatto con la nostra centrale operativa. La nostra elemobranza non è dotata di verricello, cioè il verricello è un attrezzo, è una fune di acciaio che si cala, si prende il paziente e poi lo si trasporta sull'elicottero. E l'unica ad avere questo verricello al momento era in provincia di Salerno, il vigile fu in provincia di Salerno, quindi abbiamo dovuto aspettare anche un po' di tempo e niente, purtroppo l'elicottero dei vigili fu non è dotato di attrezzature sanitarie. Per cui io dovevo assistere il paziente, perché il paziente tra l'altro stava desaturando. Desaturando vuol dire che praticamente c'era una carenza di ossigeno nel sangue dovuta all'emoperitoneo. Per cui io dovevo salire col paziente, dargli l'ossigeno, controllare le funzioni vitali e trasportare. Infatti poi l'abbiamo trasportato a Cardarelli. La cosa bella è che tutto è andato a buon fine, il Ma c'è paziente. stato un post-episodio È che ancora più bello da sì, che mi ha fatto raccontare. piacere. Dopo una ventina di giorni ricevo una telefonata. Ebbene, questa telefonata era del paziente che noi avevamo salvato e che desiderava tanto incontrarmi e mi voleva offrire un pranzo. Io all'inizio ho rifiutato, poi lui ha detto: no, dottore, io devo conoscere. Comunque ha detto: va bene, il pranzo no, però Conosciamoci. conosciamoci. E Beh, questo è. credo che siano delle testimonianze veramente molto belle ma motivanti, no? Perché un lavoro, il vostro, che è una missione, secondo il mio parere, episodi come questi contatti post-intervento sono davvero belli. Quindi sono contenta di aver raccolto questa testimonianza. Le faccio i miei auguri per il premio che ha ricevuto e insomma 100 di questi 18 Sì, anni. volevo dire una cosa, la professionalità dei vigili del fuoco, Ci fa perché piacere citare anche sì, perché questo. logicamente io faccio il medico di emergenza, però non poteva mai capitare che dovevo essere trasportato con una fune sull'elicottero e quindi non avevo gli strumenti E per farlo. invece loro hanno Invece provveduto a loro guardarla. mi hanno tranquillizzato, mi hanno detto di seguire le loro istruzioni e tutto è andato per il meglio. Perfetto, io ringrazio il dottor Giuliano di essere stato con noi. Grazie mille, Grazie a me. dottore.